Immobili inutilizzati, ingente il patrimonio teramano, brocchi, il lavoro di squadra fra enti. Cronaca incendio di un bosco a Magnanella in azione la forestale. Sanità e il manager Fagnano, finché ci sarò io, l'Aquila non sciperà nulla a Teramo. Tortoreto verrà rimosso in settimana, lo yacht maltese è andato a fuoco sabato scorso. Imprese digitalizzare è la parola d'ordine del progetto della Camera di Commercio. Sport Teramo al via, tutti al diavolo. Campagna abbonamenti a prezzi popolari. Per Nicolò Calcio, il presidente di Giovanni, assurdo che una squadra di Teramo non giochi al Bonolis. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Bene, brucia gran parte del territorio boschivo italiano a causa del caldo, bruciano diverse zone anche in Abruzzo in questi giorni e oggi un incendio importante ha riguardato invece Torricella Sicura. Almeno 10 ettari di bosco fra latifoglie conifere, pascoli e parte di una pineta storica sono stati distrutti dall'incendio ancora in corso a Torricella Sicura sicura in località Acqua Chiara. Cinque le squadre dei vigili del fuoco di Teramo al lavoro dalla notte scorsa insieme a uomini della forestale, volontari e protezione civile. E poi i canader che hanno sorvolato la zona. La forestale non esclude la natura dolosa del Rogo. E dall'entroterra per incendio andiamo al mare per parlare di un altro incendio perché è stato rimesso dalle mani eh, dalla Mariter di Ortona alle autorità marittime il piano di recupero dell'Arissa, lo yacht maltese inabissatosi sabato pomeriggio a largo di Tortoreto dopo essere stato distrutto dall'incendio scoppiato nel vano motore. L'opzione per il ripescaggio della lussuosa imbarcazione, che quasi certamente verrà preferita, sarà quella del doppio pontone. La Mariter invierà due unità galleggianti con tecnici sub che procederanno ad imbarcare. Sollevare il relitto che si trova parzialmente incagliato nelle profondità marine a circa 7 metri. Gli unici punti di aggancio, infatti, si trovano sullo specchio di poppa tra l'elica e il timone e a prua nel punto in cui c'è l'altra elica. Si procederà al sollevamento controllato durante il quale ci sarà pompaggio di acqua per alleggerire il peso ed evitare contaminazioni in mare. Il relitto verrà ormeggiato al porto di Giulianova nell'area cantiere dove inizierà lo svolgimento delle perizie tecniche necessarie. Dopo la nomina di un custode giudiziario stamane intanto la motovedetta ha effettuato un nuovo sopralluogo nel punto di inabissamento della rissa per verificare la presenza di macchie o leose. Il risultato tutto nella norma per questo la guardia costiera ritiene che non ci sia più gasolio stivato nel serbatoio che sarebbe andato bruciato durante l'incendio. Il relitto prevede il comandante dell'ufficio circondareale marittimo di Giulianova Sandro Pezzuto dovrebbe venir rimosso entro questa settimana. Salvatore Parolisi trasformò una passeggiata pomeridiana con la famiglia in un drammatico sfogo di violenza culminata con ben 35 coltellate contro una donna in difesa per giunta in stato di minorazione. Quei colpi esprimono una volontà distruttiva non comune. Nelle motivazioni depositate dalla Corte di Assise e di Appello di Perugia, l'assassino di Melania Rea, uccisa, lo ricordiamo il 18 aprile del 2011, L'accusato è chiaramente il marito, Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni con giudizio abbreviato, viene annientato negli aspetti umani e attenuanti su cui hanno cercato di far leva i suoi avvocati, Nicodemo Gentile, Walter Biscotti e Federica Benguardato, non sono stati infatti ritenuti meritevoli di riconoscimento. Cambiamo completamente argomento. 29 milioni e 800 mila euro il valore dei beni immobili del comune di Teramo e gran parte di questi edifici è inutilizzato. Ieri, alla presenza del governatore D'Alfonso, c'è stato un primo incontro del tavolo permanente, dal quale usciranno proposte, progetti di recupero e si spera anche fondi per intervenire. E in questo senso, la collaborazione tra enti è indispensabile. Il servizio. Il problema degli immobili non ristrutturati, abbandonati, è un problema reale per te perché ce ne sono alcuni di indubbio valore come l'ex manicomio, ma non solo. Sindaco, allora c'è una parola definitiva e positiva? Una parola definitiva e positiva direi di no, c'è comunque l'intenzione da parte di tutti quanti gli enti, le istituzioni a cercare di trovare una soluzione e quindi dare una risposta ad un problema che si trascina, si trascina e si è trascinato negli anni, eh, tanti sono stati tentativi per l'ex manicomio, io mi ricordo Jessica, eh, diciamo, portato avanti proprio dal sottoscritto, sembrava tutto fatto, poi con la fuoriuscita dell'Aquila e di Pescara da quel protocollo di fatto il, decadde il, il progetto. È un un tavolo comunque eh, che sarà importante e determinante per quanto mi riguarda per lo sviluppo e la crescita urbanistica della nostra città. Tanti sono gli spazi vuoti del comune, della provincia, speriamo che non se ne aggiungano altri perché anche argomento deve essere quello che può accadere relativamente alle prefetture, alle camere di commercio. Che questo territorio rischia di perdere e non ultimo anche la provincia. Noi abbiamo anche, dobbiamo cercare anche tante risposte relativamente all'ex mercato coperto, all'ex stadio, alla Molinari. Noi abbiamo stimato il valore del nostro patrimonio su valore catastrale sono circa 30 milioni di euro, 29 milioni e e 8, che è chiaro sono una parte di Immobili questo. mobili bloccati di mobili che sono in qualche modo in questo momento potrebbero essere messi sul mercato fra questi sono i gioielli di famiglia, c'è sicuramente la Morinari che vale circa 5 milioni di euro c'è il mercato coperto, c'è il cineteatro comunale eh, tutti mobili sui quali si è ragionato in passato, si sono trovati anche soluzioni però di fatto stentano un po', c'è comunque via Longo. Il momento non è facile, è un momento economicamente difficile, ma soltanto attraverso la sinergia e tavoli istituzionali si possono trovare soluzioni. E anche la Asl, che ad esempio è proprietaria dell'ex manicomio e parte attiva nel discorso del recupero degli immobili. Ma al manager Fagnano abbiamo anche chiesto la sua posizione in merito al presunto scippo che potrebbe operare l'ospedale dell'Aquila a danno di quello di Teramo. Finché ci sarò io, ha detto Fagnano, Teramo non soccomberà nel duello con l'Aquila. Vediamo. Direttore Fagnano, risolviamo il problema dell'ex manicomio. Ma il problema l'ex manicomio non compete solo alla perché la rilevanza culturale e sociale del manicomio di quell'edificio per Teramo, per la città, per la provincia e direi anche per la nazione visto la sua origine storica e prescinde dalla Sicuramente l'ASL di Teramo ha un enorme patrimonio edilizio non utilizzato, dismesso che ha dei costi giganteschi sui quali paga le tasse e che deve essere in qualche misura dismesso, dismesso oppure valorizzato, conferito, ecco, soluzioni che si devono trovare insieme alla Regione, insieme al sindaco di in questo caso di Teramo, ma anche gli altri sindaci interessati. Poi abbiamo qualche altro problema invece relativo alle funzioni di secondo livello da assegnare agli ospedali, vero? Vabbè, questa fa parte della, della programmazione nazionale, un decreto Balduzzi-Lorenzin ind, individua alcune caratteristiche degli ospedali. Perché te non soccomberà nei confronti dell'Aquila? Fin quando ci sto io non soccombe, poi vediamo, ovviamente la, la regione fa, farà il, la programmazione che dovrà fare, c'è un vincolo, eh, comunque i vincoli esistono. Scherzi a parte, la situazione è significativa, è una riprogrammazione che si sta facendo in tutta Italia. Secondo me in qualche misura bisogna anche resistere rispetto a ciò che quel decreto contiene di sbagliato, cioè le specialità e le qualità che a termo perché queste sono quelle rispetto alle quali non dobbiamo soccombere, devono essere mantenute. Poi gli ospedali troppo piccoli, i numeri troppo piccoli, quelli non possono e non devono essere sostenuti. Sottoscritto un accordo tra l'Università di Camerino e il Comune di Teramo. Studenti e docenti studieranno gli edifici di pregio architettonico e i quartieri teramani per delineare nuovi programmi urbanistici e migliorare anche l'estetica. Vediamo. Sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento di attività inerenti allo studio e alla formazione di programmi urbanistici nella città di Teramo e una convenzione tra il comune e la scuola di architettura e design dell'Università degli Studi di Camerino. Insomma, questi studenti andranno a migliorare l'aspetto architettonico della città di Teramo. Noi ci avverremo del supporto di studenti ma anche delle docenze, il, se dovessi dare un titolo a questo tipo di attività la chiamerei recupero e sviluppo sostenibile. Il nostro territorio si confà cent di centro storico che è il cuore pulsante della città, si, eh, si confà di aree di ultima edificazione, di grossi quartieri come la Gammarana, con le Parco, con l'atterrato e di nuclei frazionali. Ora noi a seconda delle criticità che intervengono in ognuno di questi territori, angoli del nostro territorio, Vorremmo tracciare delle idee, delle proposte progettuali affinché si traccino dei binari da seguire per il futuro. Ci avvarremo quindi della loro, del loro supporto scientifico affinché riusci, noi riusciremo ad aggiornare e migliorare quelli che sono gli strumenti urbanistici oggi in essere, in virtù del fatto che la domanda che arriva dall'esterno è notevolmente mutata rispetto al passato e quindi anche i nostri regolamenti devono aggiornarsi in maniera tale da rendere più fattibile. No? La, la, lo sviluppo del nostro territorio e le risposte alle, loro, alle domande che arrivano dall'esterno. Ora all'interno del centro storico abbiamo dei edifici non più eh, abitati e dei contenitori dismessi di proprietà pubblica e privata e su questo vorremmo intervenire per cercare di trovare i giusti incentivi affinché venga rivitalizzata sia l'una che l'altra problematica altrimenti vediamo che stanno diventando dei, delle problematiche, si innescono problematiche della sicurezza e anche alla, sotto l'aspetto igienico-sanitario oltre che allo spopolamento. Il discorso invece sui grossi quartieri di ultima e recente edificazione sono più concentrati su contenitori dismessi che hanno le stesse problematiche, sempre legate alla sicurezza e di tipo igienico-sanitario, sul quale vogliamo fare una riflessione attenta, e stesso discorso anche per dare delle risposte ai, grossi, ai tanti centri frazionali, che anche lì c'è un graduale spopolamento. Digitalizzazione delle imprese. Si è parlato di questo e di tanto altro nella conferenza stampa indetta dalla Camera di Commercio di Teramo per la presentazione del progetto Made in Italy. Eccellenze in digitale. Vediamo. Presidente Di Sante, l'importanza del digitale per le imprese teramane è sicuramente grande, tant'è che la Camera di Commercio ha sviluppato questo progetto che verrà lanciato proprio per gli imprenditori il 24 luglio e poi ci sarà una consulenza gratuita settimanalmente per due giorni alla settimana. Certo, è un'iniziativa davvero molto importante della Camera di Commercio eh, che insomma è un qualcosa che eh, aiuta a camminare verso il futuro. E la digitalizzazione è un qualcosa di innovativo e di irrinunciabile. Credo che il mondo, soprattutto delle piccole imprese, si debbano davvero prodigare con grande convinzione e direi anche con una certa fretta eh, perché il web, perché la digitalizzazione eh, consente di ampliare gli scenari, eh, di... Eh, cambiare i riferimenti, di, di ampliare le conoscenze, i contatti, le relazioni. La Camera di Commercio con questa iniziativa cercherà di stare vicino a tutte le aziende, in modo particolare quelle piccole e medie. E sono certo che ci sarà una risposta adeguata in un momento come tutti sanno di grandi difficoltà in un momento in cui la parola che devo dire eh, che nessuno può ignorare si chiama cambiamento cambiamento e innovazione e questa iniziativa della Camera di Commercio è proprio nella direzione di una vicinanza particolare al mondo delle imprese e ovviamente a tutti i cittadini in una qualche misura e allora io credo che ci debba essere una partecipazione in quanto questi giovani che svolgeranno questo ruolo di affiancamento si sono specializzati con grande attenzione, hanno seguito dei corsi adeguati a che possano essere di grande utilità a coloro che devono apprendere, a tutti coloro che sono interessati a utilizzare questo servizio. E due giovani esperti accompagneranno in questo percorso gli imprenditori che vorranno acquisire nuove conoscenze indispensabili nel loro lavoro. Made in Italy Eccellenze in Digitale è un progetto al quale è aderito la Camera di Commercio di Teramo insieme ad altre Camere di Commercio. Ce lo spiega Claudia Teodori, che cos'è? Allora, il progetto Made in Italy Eccellenza in Digitale è appunto un progetto della Camera di Commercio di Teramo assieme a altre 63 Camere eh, ed è un progetto organizzato da Google e Union Camere. L'obiettivo è appunto quello di digitalizzare le imprese, diciamo accompagnarle eh, all'interno del percorso di digitalizzazione o aiutarle comunque se sono già presenti online a migliorare la propria presenza attraverso alcuni interventi che andremo a svolgere io e il mio collega attraverso, per esempio, workshop o incontri one-to-one, -one, eccetera. Allora, il Made in Italy, appunto, le ricerche sul Made in Italy sono cresciute negli ultimi anni ed è per questo riteniamo, assieme agli altri partner di progetto, che sia fondamentale coinvolgere le imprese del territorio per fare in modo che invece di scomparire risultino, acquistino sempre maggiore importanza. E diciamo che in un mondo sempre più globalizzato, speriamo che possano comparire ed essere appunto competitive anche le imprese del nostro territorio. Digitalizzare le imprese, Roberto e Torre come? Allora, attraverso eh, lo sviluppo e lo studio dei più avanzati strumenti che il web mette a disposizione per poter vendere e commerciare i propri prodotti online, ad esempio uno su tutti i potenti strumenti di Google, a iniziare da AdWords per finire con Google Analytics che riguarda nello specifico l'analisi dei dati, tutti questi strumenti occorrono per implementare e aumentare la propria presenza sul, uh, sul web e all'interno dei workshop che ho organizzeremo, si parlerà proprio di questo, anche arrivando proprio nello specifico, infatti organizzeremo dei veri e propri corsi per realizzare siti web e-commerce per le aziende. Dopo circa 21 ore di discussione nelle commissioni, il Consiglio regionale ha approvato, come ben sapete, la variazione di bilancio necessaria al salvataggio della società Abruzzo Engineering 18 i voti favorevoli e 5 quelli del Movimento 5 Stelle contrari, vediamo il Movimento 5 Stelle da solo contro tutti, in Consiglio regionale, a presentare centinaia di emendamenti volti alla cancellazione della società Abruzzo Engineering, messa in liquidazione da chiodi nel 2010, ma di fatto ibernata e con circa 180 dipendenti, in gran parte in cassa integrazione. Ma alla fine a spuntarla sono gli altri, e con 18 voti favorevoli e 5 contrari, il Consiglio approva la variazione di bilancio necessaria al salvataggio della società che a nostro avviso si è andato a risanare un carrozzone. Tutti negli anni lo hanno definito carrozzone eh, questa società, ma poi all'esito dei fatti eh, solo il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Noi abbiamo chiesto di capire di più, abbiamo chiesto di eh, vedere i bilanci di questa società, di capire la transazione, alla fine la Regione non ci ha dato i documenti, ha proceduto all'approvazione senza nulla approfondire e ci ritroviamo qui ad avere, a garantire ancora la sopravvivenza di questa società dove ci sono vero 180 dipendenti, ma 180 dipendenti che non hanno sostenuto nessun concorso. Questo potrebbe succedere anche per altre società abruzzese? Ecco, noi abbiamo poi denunciato un altro aspetto, che ci sono figli e figliastri, cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché come questa vertenza c'è la vertenza del Cotir, la vertenza del Ciapi, la vertenza di tante altre società anche partecipate, anche l'Arit ultimamente pare che solo ed esclusivamente la regione si è focalizzato su questo aspetto tralasciando tutte le altre vertenze come se ci fossero cittadini di Serie B evidentemente amici di non si sa chi altro. Qual è la posizione del centrodestra? Il centrodestra eh, a chiacchiere, a parole eh, sembrava contrastare questa operazione, poi il voto contrario è stato solo dal Movimento 5 Stelle, quindi c'è la conta dei voti, il voto è lo strumento più importante che circoscrive la visione politica e la posizione di una forza politica. Pagare come debito fuori bilancio i libri che l'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, si fece stampare e il comune avrebbe pagato sulla parola. A questo modo di fare le opposizioni non ci stanno, votano contro e chiedono giustizia. Vediamo. Ma che debiti fuori bilancio sono questi che il comune di Pescara deve alla casa editrice Carsa? Continuiamo con il solito debito fuori bilancio per pagare 2000 libri acquistati nell'era d'Alfonso senza nessuna delibera di giunta, senza nessun impegno di spesa e oggi dovremmo noi ratificare questa variazione di bilancio che prevede proprio la definizione di questo rapporto col Carsa per il pagamento di questi libri che giustamente eh, chiede questi soldi, queste, questi soldi che gli devono essere dati. Si rivendica il pagamento di questi importi però l'amministrazione comunale non si muove attraverso ordini verbali, si muove attraverso dei libri di giunta, si muove attraverso impegni di spesa e per l'acquisto di questi libri nulla di, ciò, di tutto ciò è stato fatto. Ovviamente l'atto andrà alla Corte dei Conti, ma a prescindere da questo noi voteremo contro perché pensiamo che queste pratiche siano assolutamente inaccettabili, che la pubblica amministrazione... Fa un impegno di spesa e acquista un bene o un servizio per la collettività. In questo caso non è stato fatto e quindi pensiamo che questa vicenda debba concludersi con una sentenza perché c'è una causa in corso in cui Carsa chiede il pagamento di questi libri, ma ovviamente questa sentenza vedrà soccombente Carsa e il Comune è vittorioso. Il problema è che questa amministrazione non vuole che il Comune vinca la causa, non vuole che si affermi questo principio chiaro definito pacifico che i libri si acquistano e i servizi si acquistano attraverso una programmazione non in maniera avventurosa come è stato fatto. Anche l'estate 2015 riserva a Montepagano il piacere di ospitare la 44esima edizione della Mostra dei Vini d'Abruzzo. Quest'anno l'evento si terrà dal 24 al 26 luglio. È chiusa e celebrata Roseto Opera Prima, un'altra manifestazione importante, la 44esima edizione della rassegna dei vini tipici di Montepagano. Assessore Sì, il comune di Roseto degli Abruzzi organizza la 44esima mostra che è seconda soltanto a Vinitali perché noi siamo una delle più antiche eh, mostre diciamo, dei vini. E anche quest'anno sarà diciamo, ospitata a Montepagano nei borghi, nel, scusa, nel borgo e nei fondaci eh, tipici di questo borgo. Diciamo, L'evento di Montepagano è un evento complesso che eh, ha, prevede una gastronomia in piazza ma prevede anche da qualche, da qualche tempo, da qualche anno da quando la nostra amministrazione ha deciso di eh, comunque, comunque diciamo fare un restyling della manifestazione prevede anche delle serate gourmet quest'anno avremo degli chef quotatissimi come ogni anno quest'anno avremo la prima serata lo chef di Borgo Spoltino la seconda serata quello di Cipria di Mare e la terza sera cucinerà per noi Zunica eh, conosciutissimo quindi eh, noto ed è stato già a Montepagano negli anni precedenti e eh, ci sarà avremo comunque la diciamo la collaborazione durante queste serate gourmet, Cene Gourmet del grandissimo eh, diciamo, eh, esperto di vini Alessandro Bocchetti che quindi spiegherà a coloro che parteciperanno insomma, i vini, la qualità dei vini e l'abbinamento la, diciamo, eh, con vino e cibo. Uno degli eventi come, questi, per come questo per esempio, che diventano un attrattore turistico, quindi c'è gente che prenota nella nostra città proprio perché in quel periodo, che sarebbe l'ultima settimana di luglio, si svolge appunto questa manifestazione. Ci sarà un allietamento, ci sarà anche. Ci saranno anche delle dirette tv, esposizioni di sculture, di quadri e quant'altro. Tutto quello che può in qualche modo qualificare un evento come speciale. Associazioni Balneatori in Comune per ottimizzare con attiva il servizio raccolta rifiuti sulla riviera di Pescara. Saranno proprio i balneatori a promuovere tra turisti e villeggianti le nuove, buone abitudini. Il servizio. È stata proprio l'emergenza che si è verificata una settimana fa, che è stata ampiamente risolta da, da attiva in maniera egregia e grazie anche alla collaborazione e di questo siamo convinti che la partecipazione attiva, quindi l'informazione e la sensibilizzazione rendono poi partecipanti attivamente tutti i cittadini e tutte le categorie che sono interessate. Ecco perché questo è il nuovo step. I balneatori diverranno portavoce nei confronti dei loro clienti e quanto. Vanno al mare a pescare. Sì, c'è un nuovo step, appunto c'è una nuova cartolina che sarà consegnata dai balneatori ai turisti, ai bagnanti che si recono presso lo stabilimento balneare dove ci sono delle notizie informative che servono proprio a sensibilizzare i cittadini e i turisti. L'incontro di oggi è servito anche perché attraverso la mediazione dell'amministrazione comunale Attiva ha ascoltato i diretti interessati, vale a dire le associazioni di balneatori. Sì, ci sono stati vari tavoli da, dall'inizio del nostro dialogo e eh, ci sono stati tavoli con Attiva, i balneatori e la, nel mio assessorato e questa è la formula vincente, la partecipazione, il dialogo e la partecipazione. Continueremo su altre categorie che saranno prese adesso in considerazione, sempre con la stessa ottica, con la stessa mentalità. C'è l'unica chiesa in Italia, probabilmente, dove si entra passando sotto il campanile. E la sera di un venerdì da quel campanile si può vedere una fanciulla scivolare giù da una corda. Ci sono tante ragioni per scoprire il borgo antico di Mutignano, un tempo municipio di Pineto. Gli abitanti del posto però consigliano a turisti e non solo di venire il venerdì sera. Vediamo. Caldo in spiaggia certamente, la sera con il calar del sole è consigliabile recarsi in collina, magari in un borgo antico come quello di Mutignano che viene rivalorizzato, valorizzato con un'iniziativa assolutamente particolare, i venerdì del borgo. Tutti i venerdì accade qualcosa? Sì, tutti i venerdì a Mutignano c'è un evento da, da vedere, da gustare, da vivere. Eh, la Proloquo di Mutignano Borgo Antico organizza ogni venerdì delle serate culturali. Questo salotto che abbiamo ricreato in piazza eh, dimostra quello che noi vogliamo trasmettere. Cioè, vogliamo che le persone, i turisti, salgano in questo Borgo Antico eh, diciamo, per rivivere questo borgo. Infatti, abbiamo riaperto le botteghe artigianali, eh, i fondaci, fondaci aperti, le persone, e gli abitanti che piano piano li stiamo eh, cercando di fare. A riaprire anche le loro case perché abbiamo delle case veramente importanti e bellissime che sono state ristrutturate e quindi questo salotto culturale e degustazione di vini, salumi, formaggi, prodotti del nostro territorio, birre artigianali da degustare sotto questo campanile meraviglioso. Segnaliamo il 7 agosto eh, il concerto al tramonto a al Castellaro, il punto più panoramico di Mutignano, questo concerto alla bella addormentata. Il 21 di agosto ci sarà la Notte delle Grelle, è una notte bianca, atipica, eh, perché Mutignano non ha mai fatto una cosa del genere. Ma nelle tre piazze importanti ci sarà musica per tre generi diversi. L'abbiamo chiamato La Notte delle Grelle perché i grilli a Mutignano li sentiamo ancora, ringraziando. Veramente il, il cielo di vivere in questo posto. È la fine dell'estate quando ci sono le prime piogge, i grilli non li sentiamo più. E dal 22 al 26 luglio a Canzano torna la grande manifestazione dedicata al tacchino: Tacchinando, non edizione. Una festa del tacchino alla Canzanese, ma non solo, tanto cibo, ma anche tantissimi eventi collaterali. Vediamo. Sindaco, torna un appuntamento molto importante per Canzano. Sì, è la non edizione di Tacchinando, un evento che ci rende fieri della, del nostro paese, organizzato dal Consorzio del Tacchino La Canzanese. Noi eh, come Comune di Canzano partecipiamo e diamo una mano a tutte le associazioni. Tant'è che oggi, in quest'anno, eh, l'evento eh, comprende molte, molte alternative, ci sono mostre. Ci sono mostre fotografiche, la, la, la mostra del ricamo, c'è un convegno sul tacchino alla canzanese e molti altri eventi che man mano si svolgeranno durante questi giorni, dal 22 al 26 luglio. Entriamo nello specifico, che cosa viene servito a Canzano? Naturalmente fa da principe il tacchino alla canzanese. Eh, ci saranno le mazzarelle la teramana rigorosamente arrostite quindi in bianco. E per quanto riguarda i primi. Eh, proponiamo una ricetta antica che è la pasta lusparone è una pasta che viene praticamente arrotolata nello strofinaccio quindi terminata la cottura si ferma quindi si dà modo di dare consistenza alla pietanza e viene fatta praticamente con eh, spinaci e ricotta al forno e poi per quanto riguarda il primo rigorosamente gnocchi fatti di, con le patate alla contadina e naturalmente le altre stuzzicherie che sono le frittelle, le salsicce e quant'altro. Non mancherà naturalmente il dolce tipico canzanese che è lo storione una manifestazione quindi non solo prettamente enogastronomica ma è importante capire anche le peculiarità culturali, vale a dire appunto durante queste serate ci sarà la possibilità di visitare mostre fotografiche organizzate direttamente dalla Prologo in collaborazione con le scuole medie di Canzano e con il fotografo Marco Di Vitini. D'altro canto è proprio mercoledì 22 che inaugureremo la mostra fotografica I luoghi dell'anima curata da Alessandro De Rue e Mario Di Basilio in modo particolare ci saranno diciamo anche visite guidate e la possibilità di visitare anche la mostra del ricamo. Sono stati ripristinati anche per l'estate 2015 collegamenti con le isole croate Kvar e Corcula. Il catamarano Aquila porterà fino a 300 passeggeri, ma date le ridotte dimensioni non potrà far salpare auto e moto, vediamo. Pescara Croazia di nuovo vicine. Anche quest'anno sono stati ripristinati i collegamenti con le isole croate e nello specifico con Kvar e Corciula. Il catamarano della SNAV, Aquila, è salpato lo scorso 18 luglio dal porto di Pescara per il viaggio inaugurale, trasportando un centinaio di turisti. Fino al 6 settembre sarà possibile raggiungere l'altra sponda dell'Adriatico nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì con partenza alle 14.30 e martedì e giovedì con partenza alle 14.10. Per il rientro, il catamarano viaggerà sempre venerdì, sabato, domenica e lunedì alle 8.30 e martedì e giovedì alle 8.20. L'Aquila è un mezzo piccolo e veloce in grado di ospitare fino a 300 passeggeri. Non sarà invece possibile imbarcare auto e moto. Ma come sempre, Snap è presente a Pescara, unica direi. Abbiamo una continuità rispetto al passato e quindi continuiamo a farlo con tutte le difficoltà del caso e speriamo bene. Dopo il grande successo dell'Aquila Terra Mocchieti, gli spettacoli di Backstage on stage andranno in scena all'Aurum di Pescara il 25 e 26 luglio prossimi per concludere il 27 e 28 luglio nella cornice unica e suggestiva del belvedere di Castelbasso. Castelbasso dunque sarà l'ultima possibilità per poter assistere ai due eventi che ovunque hanno fatto registrare un consenso alto e significativo anche grazie alla formula fortemente innovativa degli allestimenti e all'ampio ricorso alla multimedialità in una commissione perfettamente riuscita tra classicità, modernità e nuovi linguaggi espressivi. E adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di domani in Abruzzo. Previsioni in Abruzzo. Al mattino sereno su gran parte del territorio. Nel pomeriggio coperto per nubi alte e stratificate con deboli piogge sui massicci appenninici. Sereno sui settori orientali. Tra sera e notte variabile con rovesci di pioggia moderati o intensi sulle zone interne e sui rilievi. parzialmente nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle conchie aquilane e marsicane, tra 36 e 39 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli o moderati nord orientali. Mari quasi calmi. In provincia di Teramo, al mattino sereno su gran parte del territorio. Nel pomeriggio, coperto per nubi alte e stratificate, con deboli piogge sui massicci appenninici. Poco nuvoloso sui settori orientali. Tra sera e notte variabili, con rovesci di pioggia moderati o intensi sui settori interni e sui rilievi. Variabile sui settori marittimi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 35 e 38 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 36 e 39 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati nord-orientali mari calmi o quasi calmi. Siamo allo sport, è stata presentata questa mattina presso la sala consigliare del comune di Teramo la campagna abbonamenti della Teramo Calcio, tutti al diavolo. Ascoltiamo il coordinatore generale Gianluca Scacchioli che ha spiegato anche l'assenza del presidente Campitelli in conferenza stampa. Gianluca Scacchioli, presentata questa mattina alla sala consigliare del Comune di Teramo la campagna abbonamenti per la stagione 2015-2016 del Teramo Calcio. Tutti al diavolo, come mai questo nome? Sì, è uno slogan forte come mi ripeto, legato a un periodo forte, ma in realtà poi è spiegato bene anche la brochure, ho cercato di farlo pure io, in realtà non è altro che una richiesta di fiducia da parte di tutto il territorio, una richiesta che vogliamo respirare e poi trasmettere a Roma dove deve aumentare la forza dentro di noi per poter combattere ancora un po' e mantenere ciò che poi di fatto abbiamo conquistato sul campo, quindi la Serie B. I primi due abbonamenti sono stati già venduti a due persone particolari, diciamo così? Eh sì, questo una, diciamo, mi ripeto su quello che dicevo, le istituzioni in questo caso hanno voluto essere da subito vicine e per noi è fondamentale, quindi sia il sindaco che il direttore Fagnano. Eh, ci hanno mostrato questa vicinanza che per noi credo sia determinante. Adesso ci aspettiamo di conseguenza dal, dal semplice tifoso questo stesso tipo di risposta e noi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno non solo per la campagna abbonamenti ma per quello che ti dicevo prima, per ciò che poi dobbiamo trasferire a Roma, cioè con forza e determinazione il fatto di, di dover mantenere la categoria che abbiamo acquisito. Oggi non c'era il Presidente Campitelli come mai? Sì, ho portato i suoi saluti, lui, il Presidente ci teneva tanto a presenziare, ma un'assenza positiva, nel senso che è stato convocato a, a parlare, a trattare di questi argomenti che da un pochettino ci cioè, attanagliano, cioè, ci hanno bloccato un po' e quindi a chiarire ulteriormente eh, la nostra posizione. Sono dei passaggi che vanno fatti a volte con persone importanti, non mi riferisco alla Procura che fa audizioni ufficiali, ma sono passaggi altrettanto fondamentali per, per il Termo in B. Tornando alla campagna abbonamenti, i prezzi comunque sono assolutamente popolari. È il profilo del termo, io credo che ci sia continuità negli anni in questo, eh, ma anche l'anno scorso erano molto bassi, quest'anno la categoria eh, non ci ha, mh, ci ha permesso di, ma, di continuare secondo il nostro profilo, quindi sono dei prezzi mediamente bassi per la, per la serie B e pieni di nuove riduzioni come abbiamo spiegato prima e ci sarà anche la possibilità di rateizzare questi abbonamenti. Sì, no, il fatto della rateizzazione, siamo in trattativa con una banca, ad oggi non l'abbiamo potuto ufficializzare perché non c'è l'accordo definitivo, ma contiamo prossimamente di, sì, di ratificare l'accordo con la banca e poi comunicarlo attraverso il sito o i giornali la possibilità di rateizzare l'abbonamento. Un'ulteriore agevolazione ai tifosi, è importante. E alla presentazione della campagna abbonamenti del Teramo Calcio erano presenti anche il sindaco Brucchi e il manager dell'Asl, Roberto Fagnano. Il primo cittadino e il direttore generale hanno sottoscritto i primi due abbonamenti in assoluta dimostrazione della vicinanza alla società del patron Campitelli. Dottor Fagnano, anche l'Asl presente oggi qui alla Sala Consigliare del Comune di Teramo alla campagna abbonamenti per la Serie B del Teramo Calcio. Come mai? No, abbiamo raccolto un invito fatto dal sindaco che mira in questo momento anche un po' se vogliamo difficile a tenere unite anche le istituzioni intorno al valore del calcio, del calcio di Serie B e del calcio del Teramo. È importante, credo, in questa realtà e forse non lo si apprezza abbastanza, non mollare. Non mollare anche rispetto all'ambiente, anche rispetto alle polemiche, anche rispetto ai disfastismi. Io credo che sia importante per l'intera provincia Teramana una squadra di calcio in Serie B e credo che le istituzioni per quello che possono fare debbano essere vicine a questa idea della squadra di calcio in Serie B. E tutti al diavolo è lo slogan di questa campagna abbonamenti che vuol dire tutti dallo stadio, io lo interpreto così, a vedere il Teramo giocare in Serie B. E quindi questo è il messaggio che oggi abbiamo voluto dare, con, io ho voluto dare con la mia presenza l'avvocato Fagnano, direttore dell'Ars, con la sua presenza, e, diciamo, sono, ehm, come dire, ho acquistato l'abbonamento numero 1 e il direttore generale l'abbonamento numero 2 per dare questo segnale forte alla città. Di coinvolgimento delle istituzioni. Io ho grande rispetto della magistratura per il lavoro che ha svolto e che dovrà continuare a svolgere, ma anche grande rispetto e grande fiducia nel lavoro del presidente Luciano Campitelli che ha dimostrato sempre davvero una grande eh, serietà, una grande competenza, un attaccamento ai colori biancorossi a questa città. Quindi queste sono per me garanzie importanti e fondamentali. Dobbiamo tutti stringerci ancora di più in questo momento intorno alla Teramo Calcio, dobbiamo ancora di più tutti quanti dimostrare di essere vicini. Perché è un messaggio che dovrà arrivare anche nei, come dire, nei posti giusti. Eh, simpaticamente qualche giorno fa ho detto al mio amico sindaco di Ascoli Castelli che, quando vorrà venire a vedere una partita della Serie B, dovrà venire a Teramo. E quindi io gli riserverò una poltroncina accanto alla mia e potrà venire a godersi magari una bella partita di Serie B. Si è svolto questo pomeriggio presso la sede della Lega Serie A il sorteggio della Team Cup 2015-2016. La competizione prenderà il via il 2 agosto quando si giocherà il primo turno eliminatorio. I biancorossi entreranno in scena nel secondo turno, sempre ad eliminazione diretta, sfidando al Bonolis domenica 9 agosto la vincente tra Cittadella, Lega Pro e Potenza, Serie D. Nel caso di superamento del turno ci sarebbe una storica trasferta in programma per i tifosi. Del Diavolo allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanda il 15 agosto. E intanto secondo giorno di lavoro per Speranza e compagni dal ritiro di Rivisondoli, prima doppia seduta per i biancorossi che hanno privilegiato la forza al mattino con tattica individuale e partitella ranghi misti nel pomeriggio. Si sono aggregati al gruppo, come da programma, il bomber Alfredo Donnarumma e nel pomeriggio il centrocampista Agatiro Garufi, ex Sant'Arcangelo, attualmente in veste di aggregato alla Rosa. Intanto una delegazione della società biancorossa si è incontrata con i responsabili della produzione di Sky Sport in visita al fine di verificare i lavori e le migliorie da effettuare nei punti focali dell'impianto di piano d'accio. Sky si è aggiudicata in esclusiva i diritti per il campionato cadetto fino al 2018. Dopo varie recessioni addio, iAD in casa laquila calcio si pensa anche al mercato in entrata. In quest'ottica il Club Abruzzese sta lavorando per portare ai piedi del Gran Sasso dal Matera il forte attaccante Diego Albadoro. Intanto domani mister Perrone e la sua truppa partiranno per il ritiro di colle di mezzo. Il San Nicolò. E la notizia è stata comunicata da tempo: giocherà le gare del prossimo campionato di Serie D a Morro d'Oro perché lo stadio Bonolis costa troppo per la società Biancazzurra. Ma il presidente Di Giovanni non ci sta. È assurdo che una squadra di Teramo non giochi al Bonolis. Vediamo. Parte una nuova stagione per il San Nicolò, una nuova stagione in Serie D, si vuole riconfermare. L'anno scorso ha fatto la finale dei playoff. Il San Nicolò, però, c'è. Un cruccio per il presidente di Giovanni, ma non solo per il presidente, quello legato al campo dove giocherà il San Nicolò l'anno prossimo. Addirittura si dice che possa giocare a morro d'oro perché si pagherebbe troppo a Teramo. È così? Sì, eh, hai, detto, hai detto bene: eh, il cruccio sì, diciamo che c'è da parte mia, perché sinceramente pensavo che come ogni anno. Di usufruire del, del, del bonolis di teramo, quest'anno, però, ci sono stati degli aumenti che secondo noi sono, sono, sono esagerati, tra parentesi. E Quindi io adesso non discuto il discorso, del, il discorso prezzo perché è chiaro che il gestore logicamente ha le sue, le sue convinzioni, i suoi costi, però noi come realtà calcistica siamo una piccola realtà anche se affrontiamo un campionato importante come quello interregionale, questi costi non, li possiamo, non ce li possiamo più permettere. perché eh, perché praticamente devo andare un po' sul, diciamo, sui sullo specifico, sì, sì, sui numeri, bravo, sui numeri e quindi noi abbiamo ogni anno abbiamo pagato circa 33.000 euro, 33.000 euro IVA compresa, usando il campo praticamente solamente la domenica nelle partite casalinghe. Quindi se facciamo una media di questi cose andiamo a circa quasi 2.000 euro a partita, praticamente il, il gestore ci ha, quasi, eh, ci ha chiesto molto di più. È chiaro che eh, chiedendoci molto di più noi praticamente non possiamo, non è che non vogliamo, non possiamo proprio, economicamente non ci possiamo permettere, perché se oggi si parla di 56 eh, mila euro più IVA, eh, tu capisci che stiamo parlando di, di un prezzo a partita di quasi 5 mila euro, perché pagare 5 o 6 mila euro... A ogni volta che uno uh, mette piede o fa una partita al Bonolis credo che sia una cosa molto esagerata. Noi siamo stati per forza di cose, siamo stati eh, costretti ad andare in giro per la provincia e abbiamo trovato, ringraziando e devo ringraziare appunto anche l'amministrazione la, comunale di Morrodoro, nella particolarità del, del sindaco e di tutta la giunta, abbiamo trovato la disponibilità da parte del Morrodoro. Che inizia a muovere i primi passi Giulia Nova Basket in vista del prossimo campionato di Serie B. La società del presidente Carlo Tribuiani come prima mossa, infatti ufficialmente confermato anche per questa stagione lo staff tecnico composto da coach Ernesto Francani, dall'assistente Nando Francani e dal preparatore fisico Piergiorgio Verrigni. Torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate rosetana con lo storico trofeo Ministars che celebra la sua ventiquattresima edizione e porterà da eh, oggi fino al 21 luglio a Rosseto 28 formazioni ed oltre 250 ragazzi che si contenteranno nella mitica Arena Quattro Palme, l'omonimo torneo e la tredicesima edizione del Memorial Remo. Maggetti, è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 14, arrivederci.